Buonasera a tutti, buonasera Maya, benvenuti al Palazzetto Bruzzani per questo appuntamento dedicato a Pauline Viardot in occasione del bicentenario della sua nascita che ricorre appunto quest'anno. L'occasione è quella della Festa Internazionale delle Donne l'8 marzo prossimo. Abbiamo un appuntamento proprio dedicato a questa grande artista, compositrice. Amaia Fernandez Pozuelo ci racconterà un po' di più della sua vita così di artista davvero a 360 gradi a tutto tondo. Una diva, possiamo dire, una diva ante litteram che attraversò l'Europa e calcò le scene di teatri davvero di fama, di grande fama internazionale. Come si è caratterizzata, come si è formata questa artista, diciamo, in che contesto è nata, qual è stata la sua, qualche cenno, insomma, biografico, se ci vuole Buonasera raccontare. Rosa, buonasera a tutti gli ascoltatori di Palazzetto Bruzzane. Grazie intanto dell'invito, è sempre un grande piacere ritrovarvi. E come tu molto ben hai introdotto, Pauline Viardot è stata una diva d'ampio spettro, un'artista dalle doti vocali e sceniche straordinarie, e che fu molto amata e ammirata dal pubblico, non solo sul palcoscenico. Infatti, la fama fu tale che molti compositori e scrittori la usarono come fonte di ispirazione, che scrissero delle opere per lei e su di lei. Ma potrei dire che Pauline Viardot, oltre ad essere una diva, è stata anche una specie di antidiva, nel senso, mi spiego meglio, nel senso che il suo carattere e la sua vita ce la fanno apparire sotto un'altra luce. Lei non ebbe un carattere mai tormentato, una vita tempestosa, segnata da un tragico destino o da una morte prematura, come spesso succedono a queste persone. E non aveva neanche un carattere estravagante o aveva quei capricci, l'arroganza o perfino a volte la crudeltà che spesso accompagna il divismo. Al contrario, fu anche non solo una grande artista, ma una donna dall'animo nobile, leale, socievole, affettuosa ed estremamente generosa. Infatti non mancò mai di aiutare musicisti e compositori agli esordi delle loro carriere in maniera totalmente disinteressata. Nomi illustri della storia della musica, di cui brevemente parleremo nel corso della nostra conferenza. La sua carissima amica George Sand ebbe a dire a questo riguardo: «Amo abbastanza il genio, ma quando è unito alla bontà, mi prostro davanti a lui». E Pauline Viardot fu proprio questo, un genio di grande bontà. Quindi diva si nasce o si diventa? Come Pauline Viardot diventa appunto una diva e all'interno di che contesto familiare, culturale nasce la sua vocazione di artista, di musicista? Allora, diva sicuramente si nasce, nel senso che uno deve nascere con delle doti innate straordinarie e Pauline Viardot le aveva, ma da sole non bastano, ci vuole disciplina, studio e duro lavoro. Qualità che non mancarono alla Viardot. Duro lavoro, talento e un terzo ingrediente, una buona dose di fortuna. Nel caso però di Pauline Viardot, più che di fortuna, si trattò di una serie di avvenimenti tristi che marcarono la sua vita e che condizioneranno la sua carriera, facendola diventare, quasi suo malgrado, una grande diva. Perché dice quindi suo malgrado? Allora, lei era figlia d'arte. Figlia di cantanti, sorella di cantanti, quindi tutto fa presagire che il suo destino è già tracciato. E lei nasce, quindi è figlia di un importante tenore dell'epoca, Manuel García, tenore spagnolo che era molto apprezzato per il suo particolare timbro, simile a quello del baritono. Infatti, il Conte di Almaviva, il ruolo del Conte di Almaviva del Barbiere di Siviglia di Rossini, fu scritto per lui. Sposò un'altra cantante, una donna madrilena, Maria Joaquina Siches Briones, da cui ebbero tre figli, Manuel, Maria e Pauline, e tutti e tre furono naturalmente educati al canto. E il primogenito, Manuel, divenne anche lui un noto baritono, fece però una carriera molto più breve e potrei dire anche sicuramente meno brillante delle sorelle. E comunque diventò un apprezzatissimo insegnante di canto ed è passato anche alla storia per essere l'inventore del laringoscopio. Sua sorella invece, Maria, divenne anche lei una importantissima cantante, era soprano con un'estensione vocale impressionante, era in grado di cantare sia ruoli da soprano, da contralto che perfino da tenore, questi naturalmente adattati alla sua particolarissima vocalità ibrida.
fece una carriera strepitosa e divenne anche lei una grande diva. La storia la conosce col suo nome da sposata e la fu la grande Maria Malibran. Ma la sua carriera non fu lunghissima perché all'età di 28 anni si interrompe perché muore improvvisamente per una caduta da cavallo. E questo avvenimento segna la carriera di Pauline. Segna perché da questo momento lei, che in realtà il suo primo amore non era stato il canto, lei fu ovviamente educata dal padre, poi in seguito dalla madre quando perde Manuel García, cioè muore quando lei ha 11 anni, e lei avrebbe per primo desiderato diventare una grande pianista, ma la morte di sua sorella segna proprio uno spartiacque, perché sua madre da questo momento decide che lei deve abbandonare i suoi sogni di pianista per concentrarsi sulla carriera di cantante, per la madre l'unica possibile per una donna musicista dell'epoca. Pauline accetta, diciamo, si piega alla volontà materna, ma in tarda età confesserà che questo per lei era stato un grosso dolore perché per il pianoforte aveva una grande vocazione. Quindi è costretta a seguire le orme di famiglia, quindi la tradizione familiare e le aspettative che hanno verso questa ragazza, perché ha 15 anni quando Maria Malibran muore, Pauline ha 15 anni, dicevo, la famiglia ha grandi aspettative, e perché lei non deve essere solo una importante cantante, ma essere la degna continuatrice di sua sorella. E Pauline Viardot non deluse affatto. Quindi un destino segnato in qualche modo e una grande aspettativa riposta sulle sue spalle da parte della sua famiglia di origine, che segnano questi sin da subito, diciamo, questi esordi. Ci parli un po' di questi esordi, Amaya, come si caratterizzarono, quale fu il riscontro da parte della scena artistica del suo tempo? Allora, la prima volta che si esibisce in un palcoscenico lo fa poco dopo la morte di sua sorella, e a 16 anni, e lo fa insieme a suo cognato, il secondo marito di Maria Malibran, che era un noto violinista e compositore belga, il suo nome era Charles Auguste de Berrio. In seguito intraprende una piccola tournée in Italia e in Germania, dove incontra per la prima volta Felix Mendelssohn. Il compositore tedesco era già stato un grande ammiratore di Maria e quando ascolta Pauline rimane sbalordito dalle sue doti artistiche. Grazie a Felix Mendelssohn incontrerà anche altre due importanti personalità dell'epoca, Robert Schumann e Clara Wieck. E questi sono solo due dei tanti nomi che la nostra protagonista incontrerà nel corso della sua vita, nomi col quali lei stabilirà dei rapporti di amicizia, di collaborazione strette, profonde e durature. E pare insomma che la creme della vita culturale, non solo francese, ma come dicevi tu anche europea, ha avuto a che fare con questa donna. A Parigi, la prima volta che si esibisce, lo fa prima in un salotto, come era anche abbastanza consuetudine all'epoca, nel salotto di Caroline Jobert. La prima apparizione pubblica avviene al Teatro de la Renaissance, dove è presente il poeta Alfred de Musset. Alfred de Musset, anche lui, era stato un ammiratore di Maria Malibran e se ne innamora letteralmente di Pauline Viardot, un amore che non fu mai corrisposto, ma fra loro nasce una profonda e sincera amicizia. E il suo debutto però in un ruolo operistico non avviene a Parigi ma a Londra nel 1839. Pauline ha appena 18 anni e debutta nel ruolo di Desdemona dell'Otello di Rossini. Grande successo, un successo che addirittura arriva alle orecchie del direttore parigino del Théâtre des Italiens, Louis Viardot, che la vuole assolutamente ingaggiare con lo stesso ruolo per farla debuttare nella capitale. Grande successo anche a Parigi, ma i confronti con la sorella si fanno inevitabili. Meno funambolica dal punto di vista vocale rispetto a Maria Malibran, Pauline Viardot viene soprattutto apprezzata per la sua drammaticità e per la sua musicalità. I paragoni però non si fanno solo a livello vocale, ma anche a livello estetico. Maria Malibran non era solo una grande artista, ma era anche pure una bella donna, cosa che non si poteva dire di Pauline, che era piuttosto bruttina. Di una bruttezza attraente, disse qualcuno all'epoca. Insomma, questo aspetto suscita tutta una serie di chiacchiere, di dibattiti fra il pubblico e fra i critici, che si domandano se questo suo poco aggraziato aspetto fisico non potrà essere di ostacolo alla sua carriera di cantante lirica. A tutto questo chiacchiericcio mette fine un critico inglese che si chiamava Henry Charley,
che afferma che pur riconoscendo le manchevolezze, no, nell'aspetto di Pauline Viardot, tuttavia le sue doti artistiche, la sua bontà e il suo fascino sulla scena sono tali da cancellarle e da renderla comunque attraente all'occhio teatrale. Superate queste prime difficoltà, comunque il successo al Théâtre des Italiens porta Pauline Viardot a entrare in contatto con personaggi importanti della cultura francese dell'epoca, fra cui Jossa, di cui abbiamo appena parlato, che diventerà non solo una sua grande amica ma anche una sua ammiratrice. Infatti utilizzerà Pauline Viardot per ritrarla nel ruolo della protagonista di due suoi romanzi, Consuelo e La Contessa di Rudolstadt. Anche attraverso George Sand, Pauline incontra altre personalità, fra cui Frédéric Chopin, che era stato amante della Sand, con cui stabilirà un rapporto molto affettuoso che durerà anche quando fra di loro, fra la Sand e Chopin, il rapporto finisce. Fu infatti George Sand che consigliò Pauline Viardot di non accettare la corte di Alfred de Musset, era stato anche suo amante, forse lo conosceva molto bene, e invece di indirizzarsi verso Louis Viardot, il direttore del Théâtre des Italiens, che aveva mostrato degli interessi, che era una persona sicuramente molto ben introdotta nell'ambiente, più vecchio di Pauline di 21 anni, e che infatti Pauline decise di sposare da lì a poco, e fu infatti divenne anche proprio il suo manager e l'impresario per la sua carriera. Quindi Pauline Viardot, una donna, un'artista che molto presto viene consacrata a un successo internazionale, che però non si limita a questo ruolo di grande acclamata interprete. Molto presto si interesserà anche alla vita culturale del suo paese, dell'Europa in genere. Sono altri, oltre a quelli che lei ha citato, i riferimenti culturali che attireranno l'attenzione sia di Pauline Viardot e che viceversa ispireranno proprio un interesse culturale, no? Abbiamo visto come in Inghilterra, in Francia, ma anche in Russia, Pauline Viardot raccoglierà consensi e troverà relazioni di estremo stimolo e interesse per lei. Sì, infatti lei non ebbe solo successo in Francia, ma dove spopolò veramente fu proprio in Russia. In Russia arriva nel 1843 al seguito di una compagnia lirica italiana, dove si esibisce in diversi ruoli. Nella Sonnambula di Bellini, nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, nel ruolo di Rosina del Barbiere di Siviglia di Rossini, e conquista il pubblico di San Pietroburgo. Dopo varie settimane che si esibisce sul palcoscenico, un giorno si presenta e canta una canzone russa, in russo. Nessuno aveva mai osato tanto. Da quel momento in poi il pubblico russo cadde letteralmente ai suoi piedi. In Russia però entrò anche in contatto quindi con l'élite culturale di quell'epoca molto ricca, e non si può non menzionare fra questi lo scrittore Ivan Turgenev, un altro scrittore che fu fonte di cui fu fonte di ispirazione, col quale ebbe un'amicizia molto affettuosa, anche un po' chiacchierata all'epoca. Infatti non è molto chiaro quale fosse la vera natura di questo suo rapporto. E sta di fatto che Turgenev gli insegnò il russo e gli fece conoscere la cultura, la letteratura russa, a tal punto che Pauline Viardot, ma anche suo marito, se ne innamorarono. Infatti lavorarono i Viardot e Turgenev durante tutta la loro vita in maniera instancabile per far conoscere nell'Europa occidentale la cultura e la musica russa. Infatti anche Pauline non mancò mai di invitare nei suoi salotti le più importanti compositori dell'epoca, tipo Glinka, Borodin, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, insomma la crème della crème della scuola russa dell'epoca. Quindi Pauline Viardot, oltre che attirare l'interesse e la curiosità di diventare musa di scrittori a lei contemporanei, ottenne un po' lo stesso tipo di effetto anche presso compositori che la circondarono e che si interessarono alle sue doti e qualità di interprete. Sì, infatti oltre agli scrittori, come ho accennato all'inizio, anche ci sono stati diversi compositori che hanno scritto musica e ruoli operistici espressamente per lei. E nel concerto di lunedì si sentiranno tre arie tratte da tre opere che sono state scritte per Pauline Viardot.
Maria Maddalena, un oratorio di Jules Massenet, e il ruolo di Fides dell'opera Le Prophète di Giacomo Meyerbeer e il ruolo di Dalila nell'opera Samsone e Dalila di Camille Saint-Saëns. Ma ce ne sono tanti altri compositori, vado a braccio, sicuramente dimentico qualcuno, Fauré, Gounod, Berlioz, ma anche fuori dalla Francia, Schumann, Liszt, Brahms, Rubinstein, insomma, questo ci fa capire insomma, il calibro delle frequentazioni di questa donna. Quindi una donna che davvero rappresentò un po' un, appunto come dicevamo all'inizio, no? Attorniò intorno a sé, raccolse intorno a sé un interesse sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista artistico e che si lanciò anche nella scrittura, che non si limitò appunto a interpretare, no? Ma che a un certo punto volle diventare anche autrice, compositrice e questo avremo modo di ascoltare ed apprezzare anche nel corso del concerto di lunedì prossimo, 8 marzo, effettivamente. Sì, infatti anche Pauline Viardot è stata compositrice ed è un'attività della quale si occupa prevalentemente quando si ritira dalle scene. Cosa che successe molto presto, appunto. A 42 anni, considerando che lei visse fino agli 89, aveva comunque ancora qualche anno per poter continuare a cantare. Si ritirò probabilmente perché la sua voce si era stancata, si era deteriorata. Anche come sua sorella aveva una grande estensione. Anche lei era in grado di cantare ruoli da soprano, da contralto e da mezzo soprano. E questo costante cambiare registro sicuramente aveva rovinato la sua voce. Infatti anche lei stessa lo confessò a un suo allievo. Ho voluto cantare tutto e ho letteralmente rovinato la mia voce. Lei, diciamo, si ritirò ufficialmente, ma non smesse mai totalmente di cantare. Però avendo sicuramente molto più tempo a disposizione, visto che non aveva gli ingaggi, l'attività così densa di ingaggi che aveva prima, ebbe modo quindi di dedicarsi alla composizione. L'opera di Pauline Viardot è prevalentemente costituita da musica vocale e questo perché questi brani furono scritti per i suoi allievi. Lei non ebbe mai grande velleità di diventare un noto compositore. È pur vero che all'epoca una donna compositrice esatto. Era piuttosto anomala e poi Pauline Viardot aveva avuto già tanto successo che non aveva bisogno di straffare. Quindi il suo catalogo di opere è costituito da centinaia di melodie, di canzoni, anche cinque operette da salotto e scritte proprio per i suoi allievi, per sviluppare la tecnica e le loro qualità vocali. Però un repertorio appunto estremamente vario, come avremo modo di ascoltare, che spazia dai poemi in lingua russa, come lei stessa diceva, che non solo ebbe la velleità e la prodezza di interpretare, ma che anche arrivò a musicare proprio, no? Quindi si interessò davvero a un ampissimo spettro di... Sì, lei anche con Louis Viardot, devo dire, erano ben accoppiati anche in questo e hanno sempre avuto molto interesse per la musica popolare, quindi anche dell'epoca. Infatti lei si è molto ispirata sia alla musica popolare russa che anche a quella spagnola. E poi siccome appunto amante della letteratura russa ha usato spesso quindi poemi per le sue melodie di cui ascolteremo nel concerto di lunedì alcuni testi di Puskin, di Lermontov o di Fet che sono state musicate da lei. Grazie mille Amaya, grazie di questo intervento, di questo approfondimento. So che ci vuole lasciare con un piccolo ascolto, giusto per dare un saggio. Sì, allora diciamo che vorrei far parlare, diciamo, ho provato a introdurre io la figura di questa straordinaria artista, ma credo che meglio di me è far parlare chi l'ha conosciuta e chi l'ha sentita. E per questo ho scelto, diciamo, una testimonianza, un brano da ascoltare e un racconto. La testimonianza è quella di Berlioz, che scrisse quando, a proposito, insomma, quando, della sua performance nell'Orfeo di Gluck, che credo che riassume in maniera molto completa l'arte della Viardot sulla scena. E Berlioz scrisse: «Il suo talento è così completo, così vario, tocca così tanti punti dell'arte, unisce una spontaneità così orecchiabile e così tanta scienza che produce sia stupore che emozione. Colpisce e commuove, impone e persuade. La sua voce di eccezionale estensione
e al servizio della più sapiente vocalizzazione e dell'arte dall'ampio fraseggio, esempi dei quali oggi sono molto rari. Unisce tutto ciò una verve indomabile, vivace, dispotica, una sensibilità profonda e una capacità quasi deplorevole per esprimere un dolore immenso. Il suo gesto è sobrio, nobile, oltre che autentico, e l'espressione del suo viso, sempre così possente, lo è ancora di più nelle scene silenziose che in quelle dove deve rafforzare l'enfasi del canto. Sembra quasi di vederla e di sentirla. Davvero una grande interprete. Il brano invece che vorrei far ascoltare e che credo che sia anche un mezzo straordinario per farci intuire quale potesse essere la bellezza e l'intensità della sua voce è un'aria dell'opera Saffo di Gounod, ruolo che fu scritto per lei, e che insomma nell'opera è basata sulla storia di Saffo, di questa poetessa greca che per amore si butta dalle rupe dell'isola dei Leucade. L'aria che ascolteremo, Malira Immortelle, viene intonata poco prima che lei si getti sul mare. Contemporaneamente all'ascolto vorrei anche leggere un estratto del romanzo Consuelo di Jossan, quindi vorrei anche far parlare la sua cara amica che la ritrasse, no, come abbiamo detto all'inizio, nei panni della protagonista. Jossan proprio le predisse a Consuelo, quindi in qualche modo a Pauline Viardot, una carriera, un destino artistico eccezionale, e queste parole vengono pronunciate dall'oracolo di Benedetto Marcello, il compositore veneziano. Quindi un altro legame con la nostra Venezia. Ringraziandola davvero, ringraziandoti davvero Amaia di questo approfondimento, diamo appuntamento a tutti quanti voi vorranno così ascoltare davvero le parole, immergersi in questa nella vita di questa grandissima artista. Ci lasciamo quindi con un ultimo ascolto, sperando di avervi incuriositi. Ci vediamo l'8 marzo, lunedì, alle ore 21 con Aude Extrémaux ed Étienne Manchon. Grazie mille e all'aria di Saffo. Grazie a voi. Figliuola, le disse Marcello con voce rotta, accetta il ringraziamento e la benedizione di un moribondo. Tu mi hai fatto dimenticare in un solo istante lunghi anni di sofferenze atroci. Se gli angeli lassù cantano come te, non chiedo che di lasciare la terra per andare a godere un'eternità di delizie. Sì, perciò, benedetta figliuola,
e che la tua felicità in questo mondo risponda ai tuoi meriti. Ho sentito la Romanina, la Faustina, la Cuzzoni, tutte le più grandi cantatrici del mondo. Nessuna di esse ti giunge alla caviglia. A te spetta far sentire al mondo ciò che nessun uomo ha finora sentito.